Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Mi è venuta un'idea quasi folle e nel senso ve la dico subito perché non ha senso tenerla nascosta. Stavo pensando di fare una sorta di daily vlog quasi tutti i giorni. Dico quasi perché, come sapete, il mio canale è nato come make-up, ok? Poi, essendo io una persona che ha tipo 800 milioni di passioni diversi, vi ho buttato tutto quanto dentro questo canale e sono felice di questo perché non vorrei mai avere un canale tipo monotematico, solo make-up, perché non sarei io, non riuscirei a esprimere tutto quello che voglio esprimere, quindi io lo so che vi piaccio anche così. Insomma, tutto questo per dirvi che ovviamente rimarranno i video make-up, rimarrà tutto quello che c'è stato finora, ma vorrei fare molti, 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 molti più vlog, nonostante, come vi dico sempre, la mia vita non è che sia questa grande montagna russa. Però, visto che sono in arrivo tante cose belle, a parte ecco quella che è poi la vita di tutti i giorni, che non è che possa essere sempre questa grande cosa, quindi ho deciso che farò più dei vlog. Il problema, già vi metto le mani avanti perché so che a voi piacciono i video lunghi, vlog lunghi, eccetera. Ovviamente, se io vi faccio i video quasi tutti i giorni, preparatevi al fatto che non dureranno mai tutti mezz'ora. Può essere che ci saranno giorni in cui vi parlerò di più, avrò più cose da raccontarvi, più cose da spiegarvi, eccetera, ma la maggior parte dei giorni saranno molto normali, quindi non vi aspettate video appunto di mezz'ora, ma magari ne dureranno 10 o anche meno a volte. Quindi è un progetto che vediamo se riesco a portare fino in fondo, se uscirà appunto come voglio che esca. Quindi detto ciò, appunto, buongiorno. Devo ancora rifare il letto, come sapete, se io non rifaccio il letto la mia giornata non può iniziare. Devo fare la skincare, mi devo piastrare i capelli, tante cose. Tra l'altro, sì, ho mal di gola, non ho il Covid, non c'ho niente, non me la tirate, tiè, perché sono rimasta illesa finora e vorrei riuscire a rimanerci. Tipo, l'ho presa ormai come missione personale, sono circondata costantemente, quindi sì, ho soltanto mal di gola perché ovviamente quando vado a fare palestra, il mio personal trainer non è che mi dà il tempo di coprirmi cose, no, mi fa: adesso vai a camminare 10 minuti. Quindi poi, insomma, vi lascio immaginare, io sudata che vado a camminare, col vento di questi giorni mi ha preso direttamente qua. Detto ciò, salutate il mio sfondo di San Valentino, quanto è carino. E comunque sono le 10:20, quindi direi che è ora assolutamente di iniziare a fare tutte le mie cose. Non ho le unghie, non vi preoccupate, adesso vi spiego anche questo. Allora, mentre mi faccio la piastra, cerco di spiegarvi due o tre cose. Tra l'altro, stamattina mi sono svegliata con tutta questa parte così, praticamente alzata in questo modo, i cani dei vicini, vabbè, così, letteralmente. E mi sono resa conto che effettivamente questo lato di frangia sta ricrescendo meglio, più sano, meno spezzato di questo. Vedete? Cioè che tutto sembra smangiucchiato. E poi mi sono resa conto, appunto, svegliandomi stamattina del perché. Perché io c'ho Icy che mi dorme letteralmente in testa sul cuscino. Mentre io dormo, non lo so, mette la testa in questo punto perché sennò è impossibile. E sfregando, non lo so, col contatto mi spezza i capelli. Quindi io mi ritrovo sta cosa qua che, non lo so, spero prima o poi cresca in maniera sana. Scusate, potete smetterla un attimo che sto cercando di parlare? No, chiudiamo la finestra. Intelligente l'aria. Quindi niente, per dire che c'ho sto moncherino qua che è veramente orribile, meno male che lo posso mettere dietro le orecchie, più o meno la parvenza quella. Però sì, questo lato della mia testa è sicuramente più rovinato rispetto a questo. Discorso unghie, nel mentre, aspettate che mi divido anche i capelli così inizio a piastrarli, se no oggi non comincio più. Praticamente vi ricordate che io prima di partire per Los Angeles mi ero spezzata quest'unghia, cioè si era tutta alzata completamente e come potete vedere in realtà mi è ricresciuta. Adesso è tutta attaccata, però ovviamente l'ho tagliata al polpastrello perché stava finendo di crescere. Poi si è tipo divisa in due, quella che si era rovinata e quella che cresceva sotto, quindi ho tolto quella sopra. Vabbè, casino. Aspettate che metto un po' di protettore. E quindi, insomma, le ultime due volte l'unico tecnica dove andavo non me l'aveva fatte. E ho detto ok, aspettiamo che cresce, eccetera, eccetera. Ho voluto cambiare persona da cui vado a fare le unghie. E volevo provare ad andare da quella della mia amica Francesca, che sta un po' fuori rispetto a dove sono io. Però, tanto una volta al mese, con l'occasione, vado anche da Fra e la vado a trovare e via. Il problema è che questa ragazza, tra l'altro dovevamo anche fare un video pazzesco insieme, è risultata positiva. E quindi, ovviamente, ce l'ha detto poi il giorno prima che dovevamo andare all'appuntamento. E quindi io non l'ho più potuta fare. Ovviamente mi si erano alzate quelle che avevo perché già era passato un sacco di tempo. E quindi ho detto, vabbè, adesso le tolgo tutte perché stavo senza un'unghia. E l'altra che mi si stava per alzare. Quindi ho detto, ma chi me lo fa fare?
poi io ho tutto o niente in generale nella vita, quindi penso ormai l'abbiate un po' capito. Ovviamente ritorneranno, perché già mi scrivete su Instagram: Mila, non riesco a vederti senza unghie. Pensate, io, cioè, per fortuna non ho delle brutte mani, nel senso che dici senza unghie sembrano, che ne so, quelle di Cicciobello oppure dei moncherini. Cioè, io ho le dita tipo lunghissime. Tant'è che quando sono andata a Los Angeles ho fatto il TikTok, quello delle mani dei BTS. Tutti mi hanno scritto sotto: ma sono piccole le loro o sono grandi le mani della ragazza del video? E io volevo dire entrambe, perché se vi immaginate che loro abbiano delle mani grandi, non è vero. Però io ho delle mani grandi, effettivamente, sono circa tipo 18 centimetri e mezzo. Quindi vabbè, non c'entra niente questo discorso. Perché l'ho detto non lo so, mi perdo sempre nei dettagli comunque. E quindi insomma questa è la storia curiosa e affascinante, però ovviamente torneranno. Il problema è che adesso questa ragazza, ovviamente per recuperare tutti gli appuntamenti, il mio me lo darà tipo i primi di marzo. Sarà una lunga attesa. Adesso mi finisco di piastrare quei capelli, di preparare, così mi metto a registrare qualche video, sempre appunto per YouTube, TikTok. Cioè ormai diciamo la solfa è quella. Era una vita che non mi truccavo così tanto, e soprattutto che facevo il bake e tutta la questione fondotinta. Quindi ho detto, per non sprecare tutta questa roba, vediamo anche alla luce naturale, mi sa che vado a fare la foto per la tessera, per la nuova carta d'identità, perché la devo andare a rinnovare. Potrei andare. L'unica cosa che vorrei aggiungere è la mia solita codina qua, che ormai non mi ci vedo senza. Allora, non so quanti colori ho in faccia, però spero in foto si veda in maniera diversa. Non lo so, proviamo, male che va. Avrò buttato 5 euro e dovrò rifarle. Quelle sono le foto. Penso i 6 euro peggio spesi della mia vita, perché sono venute una merda, secondo me. Cioè, secondo me... No, raga, no. Cioè, c'è scritto... Questa macchina è momentaneamente fuori servizio. Sono veramente molto 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 insoddisfatta di come sono uscite le mie foto. Cioè, magari voi direte, vabbè, sono carine, non mi piacciono, quindi sicuramente dovrò tornare e rifarle. Poi è sempre così, oh. Quando mi piaccio in real life, non mi piacciono le foto, e viceversa. Giustamente. Cioè, questo look mi piace anche come mi stai coloriando. Cioè, dovevo andare forse dal fotografo a farmele fare queste foto. Non ho le macchinette, però, cioè, che sbatti. No? Il problema più grande, come vi stavo dicendo anche su Instagram, non è tanto come sono uscite le foto, tanto quanto qua che la usi la carta d'identità. È il fatto che questa cosa mi disturba, che io la devo tenere 10 anni. Cioè, da qui a 10 anni io ne avrò 34. E chissà che cosa dovrò farci con questo documento. Chissà chi dovrà vederlo. Quindi è quella la cosa che mi disturba più di tutte. Vorrei avere la capacità di questo tizio di venire bene in tutte le cacchio di foto. Come cacchio fai? Però magari anche lui si è lamentato della sua carta d'identità. Vabbè, sto cincischiando. Sono quasi le due. Cioè, sono quasi le due in tutto ciò, capite? Poi la macchinetta non funzionava, quindi ho chiamato l'assistenza perché mi aveva rubato i soldi. Mi ha detto: ok, ti rimandiamo alla cabina più vicina e poi ti riattiviamo quella. Quando è chiamaci, casino, un casino. Però vabbè, le foto esserci ci sono. Sono appena venuta a conoscenza di una cosa meravigliosa, che puoi fare le foto anche da casa con lo sfondo bianco e poi portarle al fotografo che te le stampa nel formato giusto. Cioè, quando volevate dirmela tipo questa cosa? Prima di pranzare, anche perché c'ho una leggera fame, visto che sono le 2:30 ormai, mi metto a fare questa foto. Ho fatto le scale di corsa, ho fiatone. Comunque, allora, tornata a casa, ho pranzato, ok, ho scattato le foto col mio sfondo bianco, che sarebbe questa cosa qui. Non ho la più pallida idea di come siano venute, devo ancora vederle. Me le ho scattate proprio prima di mangiare, quindi avevo, cioè, una voglia pazza proprio, immaginate. Ho detto ciò, cioè, adesso stavo un attimo mettendo 2 o 3 cosine a posto, più che altro la mia mensola di tutte le cose dei BTS, perché io ero partita un tempo con tutti i buoni propositi. Mi ero detta: no photocard, no album. L'altro giorno sono andata a casa della mia amica Cristina, mi ha preso 2 cose a Parigi quando è stata. E allora, vabbè, poi io gli ho portato altre cose, insomma. E mi ha dato anche un album. Mi ha dato anche un album. Io ne avevo preso uno, lo sapete. Ah no, non ve l'ho registrato a Los Angeles quel pezzo. Vabbè, ne avevo preso uno per fare appunto sta prova con Alessia. Avevamo detto: vediamo chi ci esce, chi non ci esce. Ovviamente indovinate chi è uscito a me. Vabbè, se avete visto su Instagram avete visto, se no non vi... non ricomincio il discorso, se no mi dite che parlo sempre le stesse cose. Però raga, una gioia c'ho nella vita, quella è. Quindi insomma, e fatto sta appunto che mi ha regalato quest'album. Allora poi l'ho messo insieme a tutta la mia composizione, anche se sto aspettando altre cose che ho preso. Sono più forte di me, quindi vi faccio dare un occhio veloce, anche se poi vorrei farvi un video apposito più avanti, quando il tutto avrà un po' più di senso, ecco. Anche se non mi dispiace così, eh. Vedete, queste sono le cose che mi ha portato
la mia amica da Parigi. Sono arrivati Funk, quello è l'album che mi ha regalato, che è Butter, la versione Peaches, e poi la Cream, quella gialla. Lì c'è l'altro album, insomma ho messo un po' così. Anche perché qui, dall'ultima volta che ho fatto vedere la Makeup Collection, è un po' cambiato. Visto che ho messo, vabbè, le cassettierine, è sempre tutto uguale. Qui ho tolto i profumi da dentro l'armadio perché stavo scomodissimo ogni volta. Invece così li trovo qui, li prendo. Poi i profumi io uso, vedete, prettamente le acque profumate. Questa qua è la mia preferita di Victoria's Secret. Non so neanche se la facciano più. Lì ci sono un po' di profumi e lì le fotine. E quindi sì, stavo organizzando un po' questa zona qui. E sì, mi rimane solo da mettere a posto qua tutto questo casino, che in realtà poi è una cosa abbastanza veloce, quindi sto solo rimandando il rimandabile. In realtà volevo mettermi a registrare il look per San Valentino, quindi vediamo se adesso riesco con le tempistiche. Più che con le tempistiche, il fatto che io mi devo struccare e ritruccare. Lo sapete che ho gli occhi del cavolo, se cominciano a lacrimarmi è la fine. Comunque vi dovevo dire una cosa, che è poi uno dei motivi per cui ho iniziato questo vlog oggi, che insomma vi devo raccontare questa cosa. Visto che la maggior parte di voi penso mi abbia iniziato a seguire ai tempi dei One Direction, ormai sono passati 8 anni sicuri dall'ultima volta che li ho visti. Io l'ultima volta che li ho visti, tra l'altro, non ero neanche in Italia, ma ero nel New Jersey in America, nel Midlife. 2-3 messaggi al giorno mi arrivano sempre, ovviamente più passa il tempo meno arrivano, però sempre, di persone che mi chiedono: Ila, ma li segui ancora come solisti, eccetera eccetera. Io non vi ho mai risposto più di tanto, non perché non volessi, ma semplicemente è una cosa che ho condiviso con voi per così tanto tempo che a un certo punto è come se l'avessi voluta tenere per me. E infatti io li ho seguiti da quando, insomma, si sono staccati ufficialmente, li ho seguiti sempre. Ovviamente lo sapete che ho sempre avuto una particolare affezione sempre per i più piccoli del gruppo. Io, cioè, c'ho qualche problema di base, mi sa, i più piccoli e i più tatuati. E quindi sì, ovviamente Harry è sempre stato il mio preferito. Poi quando si dice qualcosa di sti gruppi, che ne prendi solo uno e dici lui è il mio preferito, apriti il cielo, nel senso, tutti hanno una minima preferenza per qualcuno. Se vi dite di no, c'è qualche problema e c'è un'ipocrisia proprio di base, perché è impossibile non provare più vicinanza per qualcuno che ti somiglia più caratterialmente, per cui ti ritrovi per qualcosa, qualche hobby, non lo so, qualsiasi cosa. Il mio ovviamente era Harry, questo non l'ho mai nascosto. Comunque, tutto questo discorso per dirvi che dopo ben appunto 8 anni io e il mio caro amico Harry ci rivedremo finalmente. In realtà quando ha annunciato il tour dell'ultimo album che ha fatto, che poi è uscito nel 2019, purtroppo non ho fatto in tempo a prendere i biglietti per qui in Italia. Ovviamente poi vabbè, c'è stata la pandemia, tutte le cose hanno bloccato tutto, ovviamente hanno annullato i tour. Dopodiché adesso ultimamente ha riaggiunto alcune date, però non in Italia, quelle italiane diciamo sono rimaste quelle che erano quando aveva annunciato appunto le date al tempo, quindi chi aveva preso i biglietti, insomma, quelli sono rimasti. Vi ho detto appunto, la mia amica Alessia abita a Glasgow, ha aggiunto delle nuove date a Glasgow e quindi siamo riuscite a prendere, più che... Aspettate, siamo riuscite? No, perché io non ci ho provato dopo essere stata traumatizzata. Alessia ha preso i biglietti per il tour di giugno. Ovviamente, vabbè, io andrò prima da lei, ci facciamo tutte le nostre cose, i nostri giri, e poi ovviamente in mezzo c'è anche questa cosa del concerto, quindi sono estremamente felice di questa cosa, rivedere Harry e di cantare tutte le sue canzoni. Allo stesso tempo mi fa molto strano perché, ripeto appunto, l'ho seguito da solista, però vederlo da solo su quel palco, poi i suoi concerti sono sempre molto particolari, succedono sempre un sacco di cose. Sono molto 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 felice. Quando appunto mi ha detto andiamo, proviamo, io ho detto beh certo, ovvio. Gli ho detto prendi quello che prendi, cioè non è importante. Invece abbiamo preso i laterali in alto. Poi ovviamente vi porterò con me e vi farò vedere tutto. Quindi dopo 8 anni rivedrò Harry Styles, assurdo, meraviglioso. Non vedo l'ora di mettermi What a man of sugar e poi passare invece What am I now? What am I now? What if I'm someone you won't talk about? Falling again, un a caso, Detto ciò, adesso sì, ho preso anche una pausa troppo lunga. C'ho ancora le cuffiette, infatti sento tutto vattato. Ve l'ho detto che l'altro giorno sono appunto andata dalla mia amica Cristina al negozio asiatico. Ha preso questo, che è uno dei suoi caffè preferiti. Non voglio neanche sapere quante calorie c'ha. Boh, credo me lo berrò forse. Vediamo. Magari
metà bustina. E poi mi ha dato anche queste altre cose. Questo è il dalgona, che sarebbe il caramello tipo quello di Squid Game. E altre caramelline, sempre vedete di questa marca qui. E questo qua che è la sua limonata preferita, che è quella rosa, che ha preso in America, quindi. Praticamente ha un leggero sentore di vaniglia. E poi non so dirvi in realtà bene. So solo che è molto calorico, questa cosa mi preoccupa. Però sto cercando di vivermela un po' più serenamente questa cosa, perché da stare attenti a diventare un problema è un attimo. Ho scaldato, ho fatto metà latte, metà acqua, mentre guardo Snowpiercer, che tra l'altro è ricominciata la terza stagione. Alla fine ci ho messo un cucchiaino e mezzo di bustina, ne è rimasto tantissimo. Non voglio ustionarmi, quindi facciamo così, tipo brodino. Ci sta. È vanigliato, ma non è troppo dolce come quando metti una bustina intera. Ottimo, almeno ho trovato un modo per utilizzarlo. Anche perché, fun fact, io non bevo il caffè in generale. Cioè, se mi dai l'espresso a tazzina, cioè io non ci faccio niente. Quindi al massimo un po' nel latte. Volete sapere com'è brillantemente finita la questione foto, fototessere, eccetera? Che me la sono fatta da sola. Praticamente ho sistemato le ombre, le cose del viso. Non mi dispiace, però voglio anche provare a scattarne una con un make-up un po' più naturale, perché non lo so. Scusate, cioè, in tutto ciò noi oggi abbiamo intrapreso questo discorso, questa cosa importante, con Gwenda Cabaio sottofondo, senza però capire che foto, cioè io non mi ricordo quale foto ho adesso attualmente, che poi io ho ancora quella cartacea al momento. Penso invece poi mi daranno quella, oddio santo, apriti il cielo. Allora, queste sono le foto che ho scattato, che vabbè, me le porto perché me le porto. Quindi questo, ok, è una. Il problema è quella che c'era prima. Cioè, scusate, ma il glow up c'è stato ed è assurdo. Mi fa quasi paura, vi giuro. Ah, ma Rocky, chi me l'ha fatta fare? È venuta bene quella di oggi. Allora, devo mettere l'acqua nel mio diffusorino, quindi questa è la tiritera che faccio tutte le sere, nella cosa, nella ciotola della tinta. L'unica cosa che ho, qui chi c'è? Oh, Wendy? Da quell'altro. Oddio, questa cosa in mano la vedo molto precaria. Ah, è quei ciotoli. Ma prima andiamo qui, nel magico cassetto, troviamo l'olio essenziale di lavanda. 1, 2, 3, basta. Tra l'altro questo su Amazon lo trovate, me lo chiedete sempre, ma è molto semplice. Poi on, ovviamente lucetta viola, ed è pronto. Detto ciò, comunque ragazzi, adesso penso mi metterò a dormire, così domani mi sveglio presto, riesco a fare tutte le mie cosine. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi ho detto la questione dei daily vlog, ma non so se inizieranno da domani o da quando inizieranno. Comunque sicuramente ne farò di più, ecco questo. E detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.